Uno dei tre F dell'Alfa è il favorito per il titolo di campione del mondo. In classifica ha 2 punti più di Fagioli, il secondo F, e 4 più di Farina, il terzo F, ma sapete già com'è andata. Con gli anni 50 nasce anche il campionato mondiale di Formula 1. Inaugura l'Albo d'Oro l'italiano Nino Farina. Gliela cederà Serafini come farà Taruffi con Fangio. Al via per gli 80 giri, Farina balza subito in testa, seguito da Fangio e Fagioli. Ascari, partito in leggero ritardo, sarà ben presto alle spalle di Farina e per 2 giri passerà anche al comando. Ecco Farina, il 10. Il 54 per ora è Taruffi, poi dal 23° giro sarà Fangio. Eccolo l'argentino col suo numero di partenza, il 18. Molto fumo, ma per fortuna niente arrosto. La Ferrari di Whitehead, superato il lieve incidente, ripartirà e terminerà al 7° posto. Ormai Farina ha corsa vinta. Fangio, bastata la propria macchina, farà soltanto 11 giri con questa, la 54. Un altro guasto lo costringerà al ritiro. E Ascari soffierà il 2° posto a Fagioli, confermandosi pilota di grandi qualità. Finale trionfale di Farina. Al traguardo con la vittoria nel Gran Premio di...